Ciao bambini! A primavera dovevamo realizzare il nostro mosaico, vi ricordate? Purtroppo non lo possiamo fare. Gli artisti stanno lavorando nei loro laboratori, ma noi che ci lavoriamo tutti insieme e a scuola non possiamo andare, non possiamo realizzarlo con i consueti strumenti. E allora io e Giulia abbiamo pensato ad un mosaico alternativo che ognuno di voi può realizzare a casa. Così sono naturale. Forza, parla. Per la prima fase abbiamo bisogno, però avete bisogno dell'aiuto di un adulto. Che cosa ci serve? Ci servono le patate e il coltello. La patata la dovete far dividere a metà dall'adulto che vi sta seguendo in questa prima fase. Sulla superficie della nostra patata dovete andare a disegnare con un pennarello, io sto usando un carboncino, un quadratino oppure un triangolo. Forza! 3, 2, 1. Io e Giulia abbiamo pensato di utilizzare come forme geometriche i quadrati e i triangoli, ma voi potete realizzare anche dei cerchi se siete bravi a ritagliarli e a farli ritagliare. Quindi con il coltello, mi raccomando, questa cosa ai più piccoli la devono far fare da un adulto per non tagliarsi. Andate a togliere tutto quello che non serve. E voilà, cosa si ottiene? Un piccolo quadrato. Ho già preparato un triangolo e ho già preparato un quadrato un pochino più grande. Una volta che avete preparato i vostri timbri, e quindi io ne ho preparato un quadrato più grande, un quadrato piccolino e un triangolo, che cosa dovete fare? Scegliere il disegno da realizzare. Quale altro materiale vi dovete procurare? Passami Giulia, guardate, ho una valletta d'eccezione oggi, la vostra compagna Giulietta. Delle tempere, delle semplici tempere, io ho queste piccole, ma potete usare anche quelle Giotto, quelle grandi, qualsiasi colore abbiate in casa, anche colori ad olio o i colori acrilici per chi ce li ha. Vi procurate dei pennelli, vi procurate un barattolino dove mettere l'acqua e un piatto, che può essere in questo caso avevo un piatto che riutilizzo per i miei laboratori di plastica, ma potete usare anche un piatto di ceramica delle vostre mamme che non usano più. All'interno del vostro piatto dovete andare a spremere il colore e lo dovete diluire un pochino con l'acqua. Ne preparate un po' se dovete fare un disegno grande. Il nostro gatto sarà un gatto nero e quindi a noi serve tanto nero. Scelgo il quadratino piccolo e faccio delle prove. Perfetto, guardate qui, abbiamo tanti quadratini proprio come le tessere di un mosaico che possono essere messi vicini vicini. Ora prendo il disegno, inizio a fare io le prime prove, poi il disegno lo farà Giulia. Inizio a fare tanti timbrini vicini laddove c'è la coda. Dovete stare attenti di schiacciare proprio bene bene la vostra patata, altrimenti il colore si vede poco o non si vede. E questo è l'effetto che pian piano si verrà a comporre.
Ecco bambini, cambiando colori e cambiando timbrini, questo è il risultato finale. Il gatto a mosaico. Ora sfido ognuno di voi, provate a fare disegni con questa tecnica, potete utilizzare sempre questo soggetto o cambiarlo. Fate tanti bei disegni che quando torniamo a scuola li appendiamo tutti assieme alla maestra Bertilla all'interno delle aule. Se vi piacciono questi video sul disegno, ditemelo che ne facciamo ancora. Vi insegno altre tecniche da poter realizzare a casa in questo periodo.